Il 21 aprile 1978 comincia la sua avventura Televomero, la TV locale che si pone obiettivi ambiziosi, dare voce ai cittadini e divenire punto di riferimento sul territorio. L'allora editore Giovanni Tajani non si risparmia, organizza, coinvolge, inventa, decide di investire su quella che negli anni definirà la sua creatura. Una televisione semplice che parli alla gente e che faccia parlare la gente con uno sguardo attento alla vita delle istituzioni, ed è per questo che nei palinsesti compaiono programmi come Filo Diretto, rubriche mediche e di intrattenimento. Pioniere anche nel capire gusti e tendenze dei telespettatori, lancia un programma dedicato alla cucina, La Ricetta. Punti di forza dell'emittente: cronaca, politica regionale, cittadina, lo sport, il calcio professionistico e dilettantistico, raccontati nelle edizioni quotidiane dei telegiornali e in spazi di approfondimento giornalistico e in storiche rubriche sportive. Ma i programmi che si susseguono sono davvero tanti, abbracciano tutti gli argomenti, spaziando dalla storia delle nostre bellezze storico-artistiche alla musica napoletana, al teatro, fino ad arrivare ad una rubrica dedicata agli animali, con in studio il veterinario che dispensa consigli. Dunque è una televisione già interattiva negli anni Ottanta, quando i social non erano stati ancora concepiti. I telespettatori si sentono protagonisti e sempre più numerosi, e con un sano e capillare passaparola seguono questa emittente destinata a tracciare un pezzo importante di storia del nostro territorio. La famiglia Tajani non si stanca, non molla, va avanti per 40 anni. Unico cambiamento, un passaggio generazionale quando lo storico fondatore, Giovanni, scompare all'improvviso lasciando il suo posto di comando. Quella scrivania vuota mette i brividi, mai un giorno senza di lui. Smarrimento è il sentimento che si respira nelle stanze di Televomero. Come si farà, chi potrà portare quotidianamente la stessa energia, la stessa professionalità, lo stesso amore per quella che lui considerava la sua vera famiglia? Nemmeno il tempo di trovare, per noi collaboratori storici, risposte a queste domande che il figlio Antonio, con i suoi allora ragazzi, Giovanni e Giorgio, si mette in moto con una carica di entusiasmo, convince tutti noi che andremo avanti e sapremo fare bene e meglio dei primi 20 anni. È una promessa. Oggi che festeggiamo con orgoglio 40 anni, possiamo dire mantenuta. Intanto Giovanni, primogenito di Antonio, cresce, si dedica con cuore e passione. Affronta la grande difficoltà del passaggio al digitale terrestre, che rappresenta una svolta storica nel mondo televisivo. Momenti difficili, con il moltiplicarsi dei canali si rischia di scomparire. Bisogna puntare su programmi di qualità e di grande interesse per i telespettatori. Con professionalità, battagliando e lavorando anche 20 ore al giorno, Giovanni, insieme con la sua famiglia, ottiene un risultato straordinario. Televomero sarà presente sul canale 11 del digitale terrestre. Un punto di partenza fondamentale per la nuova sfida che l'azienda deve affrontare nei prossimi 20 anni. Si lavora senza sosta, aumentano le produzioni, si inventano format che intercettano i gusti dei telespettatori sempre più esigenti, bombardati da un'offerta senza precedenti. Con la nascita dei social, Televomero c'è. Sbarca su internet con un'app scaricabile su smartphone e tablet. L'emittente dunque è a portata di click. Cresce la pagina Facebook e poi Twitter, Instagram. Il lavoro premia e, come confermano i dati Auditel, Televomero si attesta oggi tra le prime emittenti locali sul territorio nazionale. Una TV assolutamente interattiva ed attiva. Siamo pronti ad affrontare una nuova avventura, il Digitale Terrestre 2, ormai alle porte. Prossimo appuntamento giugno 2028 per festeggiare ancora insieme mezzo secolo di storia. Grazie a tutti, continuate a seguirci.